E poi rumoreggiano un po', credo di averne saltato uno. Ma sapete, suona uno strumento che non è proprio a fiato, è un po' indigeno. Quindi io pregherei quell'unico che non ho chiamato, pregherei di posare lo strumento e di alzarsi e venire fin qua. È un po' timido il ragazzo, quindi se gli fate un applauso di incoraggiamento. Matteo Ravizza. L'ho lasciato per ultimo, ma non perché gli voglio male, tutt'altro. Per le sorprese, esatto. No, perché io ho parlato di tutti questi eventi, tutti questi concerti, il campus, il festival. Devo essere sincera, che provengono tutti da questa mente qua, da questa organizzazione, da questa cura per il paese, ma soprattutto io dico cura per i ragazzi, perché lui li vuol vedere crescere, li vuol vedere appassionarsi alla musica e ci sta mettendo tutto, tutto il suo impegno per far sì che questo avvenga e lo fa in maniera eccezionale. Quindi gli farei un applauso proprio per il lavoro che sta svolgendo. Poi gli lascio la parola, se vuol dire qualcosa. Volevo solo ringraziarti, davvero. Vai. No, cosa la dico? È timido. Che sono arrivate tante occasioni a Portacomarro, quindi abbiamo cominciato, forse abbiamo cominciato noi ovviamente con la banda a fare i nostri corsi, poi 10 anni fa è iniziato questo campus e sono occasioni, è nato per caso il campus, per così, è nato così, il Conservatorio di Torino. Dovevamo fare due campus con il mio insegnante, ho detto sono saltati tutti e due, lo facciamo qui, proviamo e abbiamo cominciato facendoci delle insalate perché non avevamo idea minimamente di come si facesse un campus. Poi da queste sono arrivati tante altre importanti collaborazioni come quella con Vincent Lepape e Elda Laro dal Teatro dell'Opera di Berlino e tutto questo ha permesso alla nostra banda di crescere ma anche al paese di crescere. E quindi io sì, diciamo, metto l'anima perché lasciar perdere queste occasioni sarebbe veramente un peccato enorme e forse non avremmo questo risultato, questi talenti così non sarebbero venuti su così. E quindi. Portacomarro a questo punto non sarebbe il paese della musica. Probabilmente no, probabilmente no. Però ce la mettiamo tutta perché continuano ad arrivare altre idee. Tutte le volte che questi grandi maestri vengono qui, io, ogni volta. Ma perché non facciamo così? Ma perché l'ultima volta mi hanno detto Matteo, hai voglia di lavorare? Aiuto. E vabbè, adesso vediamo cosa bolle in pentola e quindi vedremo. Forse qua avremo bisogno più di aiuti, però vediamo, non svegliamo niente, vediamo cosa succederà il prossimo anno. Comunque grazie Chiara, grazie, grazie di cuore a tutti. Allora, adesso chiamo che ci ha messo la funziona, aspetta, mi metto di qua, il sindaco che forse deve fare delle premiazioni e nel frattempo rimaniamo tutti seduti, passerà qualcuno della banda con delle cassettine, se voi avete piacere di fare un'offerta sappiate che fa molto caldo e i bandisti qua dietro bevono tutti, quindi magari no? Dicono che i trombonisti bevano di più, ma i Ma bandisti bevono già no, comunque. bevono, bevono.